Sono molto contenta che siamo così tanti. E niente, stasera mi è stato chiesto di fare una breve introduzione per spiegare un po' i motivi e il senso di questo nostro progetto che vuole andare in direzione del prossimo appuntamento elettorale pisano. Io ho cominciato pensando che tutti gli appuntamenti e le scadenze sono occasioni di riflessione. E nel nostro caso però gli argomenti di riflessione ci sono dettati in modo anche un po' brutale, sulle grandi linee, dai tempi che viviamo. E sono tempi in cui siamo assediati da due emergenze fra loro collegate, l'emergenza economica e l'emergenza democratica. L'emergenza economica purtroppo la viviamo tutti quotidianamente. La crisi occupazionale, la precarietà del lavoro, lo smantellamento dei servizi. Non sono più spettri, come ogni tanto vengono definiti in maniera retorica o giornalista, lo spettro della disoccupazione, no, sono realtà che in realtà ci colpiscono in maniera diretta, spesso, o quantomeno in una cerchia di vicinanza che una volta magari pensavamo intoccabile. Le politiche economiche che ci vengono proposte come risposta a questa emergenza economica, sono a base di austerità, di rigore, di soldi trasferiti da forza, dal welfare ai servizi e dagli stipendi alle banche e al sistema finanziario. Sono risposte che sono anche incarnate dai vincoli di pareggio, dai vincoli di bilancio che vanno dal livello nazionale al livello locale e che attualmente sono anche in Costituzione. Ma sono anche risposte che non fanno altro che acutizzare questa emergenza che viviamo tutti. E questa considerazione sul fatto che queste risposte in realtà acutizzano l'emergenza, ormai sono quasi vulgata, cioè tutti dicono che la politica d'austerità in qualche misura è un'emergenza, cioè non, peggiora la crisi, però nonostante questo tutto ciò non si traduce in un'inversione di rotta, perché una vera inversione di rotta comunque modificherebbe processi che producono conservazione di profitti e privilegi e aumentano il divario fra i ricchi e i poveri. Ed è anche per questo che la crisi economica è strettamente intrecciata alla crisi della rappresentanza. Non è possibile attuare una diminuzione dei diritti e dei livelli di vita dei cittadini, come vediamo che succede, senza togliere contemporaneamente ai cittadini stessi la capacità di esprimersi e il diritto a essere realmente rappresentati. Sono due cose che vanno insieme. Questo non è un processo recente, ma negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, con il ricatto diretto della crisi finanziaria, ha assunto dei contorni che prima erano tabù. Si parla di cessione di sovranità, si parla di trasferimenti di sovranità, e in realtà non si sta parlando di trasferimenti di sovranità a comunità elette rappresentative di livello più alto, si sta parlando invece di trasferimenti di sovranità a organismi o a persone non elette e non rappresentative, e quindi si parla di attacchi in realtà anche formali alla struttura democratica. È normale che tutto questo non possa avvenire senza sussulti, sia politici che sociali. Ma nonostante questi sussulti, l'amputazione degli spazi democratici attualmente, anche in nome magari di efficientismo o di purezza antipolitica, e la riduzione della partecipazione democratica effettiva da una parte magari a spettacolo quasi teatrale, o dall'altra al grazioso ricevimento o respingimento in base a istanze superiori, da parte appunto di sovrani più o meno illuminati e superiori, è una dinamica comunque che non dà segni di recedere e di voler dare invece spazio a una dinamica democratica vera. A queste due crisi che ho delineato ora, è chiaro che sono chiamati a rispondere anche i territori. E in particolare, io sto dietro, cioè ho alle spalle questo striscione, quindi forse sapete quello che sto per dire. Purtroppo il governo della nostra città in particolare ha risposto, soprattutto negli ultimi anni, in una maniera assolutamente inadeguata e regressiva. Noi ci siamo trovati davanti, a nostro giudizio, a un'amministrazione sempre più chiusa in se stessa e sorda all'ascolto di bisogni diffusi. Ci siamo trovati davanti a una politica che spesso e volentieri ha trasformato problemi sociali in questioni di ordine pubblico. Ci siamo trovati di fronte a una politica di sviluppo basata su cemento e grandi opere, fra l'altro attuato oltretutto in un contesto di scarsa trasparenza. Abbiamo assistito alla chiusura di spazi di dialogo e spesso abbiamo anche assistito alla criminalizzazione del dissenso. Ieri è arrivata una buona notizia, questo
lo sappiamo tutti, lo dico. Ieri, dopo una lotta lunga, costante, puntuale di associazioni e cittadini, l'amministrazione ha ceduto a questa lotta e secondo me anche a considerazioni di buon senso e ha promesso l'attuazione del parco di Cisanello e noi ne siamo contenti. Detto questo, per esempio, non è possibile dimenticarsi delle due torri scheletriche che sovrastano l'area su cui sorgerà il parco. Così non è come non è possibile scordarsi di operazioni come quella del porto, quella di Calambrone, l'operazione Ikea, l'operazione della Sesta Porta, il progetto del People Mover. Sono tutti progetti che secondo noi mostrano una mancanza di attenzione a bisogni economici e ambientali veri, bisogni per rispondere ai quali avremmo bisogno di dialogo, di pianificazione puntuale, di interventi di interesse pubblico anche di piccola scala, e non di opere o di progetti di opere faraonici che testimoniano un rapporto privilegiato con poteri forti. E un'altra cosa che non possiamo dimenticare delle politiche che ci siamo trovati davanti in questi anni sono la politica degli sgomberi senza alternativa dei campi rom, il silenzio o a volte la minaccia sottile di fronte, per esempio, ultimamente anche ai profughi di guerra che si sono trovati da un giorno all'altro in una situazione disperata, l'approvazione entusiastica del progetto di hub militare, la propaganda militarista diretta a bambini delle scuole pisane. Io mi dispiace, questa cosa qui la dovevo dire, è così. Io però tutti noi pensiamo che di fronte a questa città ce n'è un'altra. C'è una città delle idee, c'è una città che appunto in questi anni ha portato avanti dei conflitti contro queste politiche, c'è una città che ha fatto sperimentazione di economia alternativa e che sta cercando di farla, c'è una città che pensa in primo luogo alla cooperazione fra i cittadini ed è una città che è cresciuta negli anni e la cosa interessante è che è cresciuta insieme, riconoscendo legami esistenti fra ambiti apparentemente distinti, l'ambiente, il lavoro, la pace, i diritti sociali e le politiche di genere. Io credo che tutti noi che siamo qui stasera abbiamo in ogni caso una passione in comune ed è la passione della partecipazione collettiva. Ed è tutti noi, in un modo o nell'altro, ci siamo presi cura della città, abbiamo fatto delle cose in questa città e ce ne siamo presi cura nel segno della solidarietà e della democrazia. Ed è anche per questo che conosciamo e riconosciamo delle complessità che non sempre sono viste in una città come Pisa, che non è una città tutta di persone che votano, è anche una città di senza voce, di migranti, di studenti e di bambini, appunto persone che non possono votare ma che incontriamo tutti i giorni e con cui comunque facciamo dei percorsi insieme. L'abbiamo detto nell'appello, l'altra città che secondo noi esiste e che deve esistere meglio, di più, svilupparsi, è una città democratica e partecipata, accogliente e includente, laica, giusta, sostenibile e generosa, culturalmente aperta, creativa. Tutti questi aggettivi li abbiamo usati nell'appello, ma non sono stati scelti a caso, sono aggettivi ognuno pesato e che vuole dire una cosa precisa. Vogliamo anche una città in cui non ci sia un centro vetrina molto curato, molto a cui chiaramente, per cui chiaramente si spende anche molto, ma un livello diffuso di servizi, biblioteche, centri culturali, spazi per bambini e anziani, strutture sanitarie, scuole. Tutti questi sono elementi fondanti di una cittadinanza per tutte e per tutti. Sono elementi senza i quali non c'è cittadinanza. Quest'altra città sente anch'essa il morso delle due crisi di prima e sente l'inadeguatezza della risposta di questa giunta. Ed è anche per questo motivo che oggi si propone di contare a livello di rappresentanza. Sempre nell'appello abbiamo definito il nostro progetto un'incursione eretica. È eretica nel senso che non facciamo del momento elettorale l'unico scopo del nostro agire, ma lo consideriamo come uno strumento che si aggiunge ad altri che abbiamo già praticato e che continueremo a praticare. Quindi, anche perché e soprattutto però, se riusciremo davvero a portare in consiglio comunale questi molti mondi di cui ci sentiamo partecipi, non penseremo che il nostro percorso sia finito lì.
La forza e le intelligenze collettive a cui stiamo facendo appello stasera, la forza nostra, la forza vostra, la forza di tutti, collettiva, dovranno essere costantemente in rapporto di partecipazione con chi verrà eletto, cercando sperimentazioni, pratiche, qualunque cosa che possiamo fare per continuare un rapporto sempre collettivo che renda la rappresentanza una rappresentanza reale, dinamica e viva. Arriviamo a questo appuntamento, proponendoci appunto per l'appuntamento elettorale, con un percorso che non è cominciato ieri. Sono molti mesi, in realtà è più di un anno, che ci sono gruppi e cittadini che si interrogano e stanno cercando una formula per dare a Pisa una rappresentanza che Pisa si merita. Una rappresentanza che nasca dai movimenti, una rappresentanza antiliberista e antifascista. La nostra proposta è aperta. È aperta a tutti quei soggetti che in questi anni hanno fatto opposizione, fuori o dentro al Consiglio Comunale. E questo non per un concetto sloganistico di unità a sinistra, ma perché pensiamo che sia un percorso veramente maturo di tutti questi anni di lotte. È un percorso comune che adesso può tradursi in una partecipazione appunto al momento elettorale. Quindi niente, in realtà l'invito che faccio stasera è un invito a essere tutti insieme partecipi dell'inizio, perché questo è un inizio, non è un momento conclusivo, è un inizio. Noi tutti noi che siamo qui, tutti voi che siete qui, siete invitati a unirvi a questo percorso partecipando alle riunioni, partecipando ai tavoli, partecipando con idee, con lavoro, con passione, con tutto quello con cui è possibile partecipare. E anche dichiarando eventualmente come soggetti invece la propria disponibilità a correre insieme a noi anche in maniera indipendente da noi. Perché infatti questo progetto che noi stiamo cercando di costruire ora, a differenza di altri progetti che parteciperanno alla campagna elettorale, non ha alcuna ambizione di autosufficienza. Noi abbiamo sempre creduto a una pluralità delle voci, che la pluralità delle voci in gioco sia una grande ricchezza e che queste voci debbano essere capaci di incontrarsi e di tendere a obiettivo comune. Quindi la nostra forza deve essere il pensare e l'agire collettivo. Le nostre competenze in molti campi, che appunto abbiamo agito in questi anni di lotte, la nostra libertà e la nostra indipendenza. Queste sono cose fondamentali. Questa è l'unica forza che abbiamo, se ne abbiamo una, di fronte a tutte le corazzate, a tutto il potere anche mediatico e di opinione che ci troveremo davanti. Questa forza sarà effettiva se ognuno di noi porterà un suo contributo. È per questo che ho fatto una relazione abbastanza generale, senza entrare magari in punti specifici di programma o di tema. Adesso ci saranno altre persone che parleranno di punti specifici, persone appunto con competenze specifiche su certi tipi di argomenti, perché per un lavoro fatto su quel tipo di argomenti qui. E questa relazione, così come questo incontro, non vuole essere una precisazione di alleanze già stabilite o una proposta a scatola chiusa. È appunto una proposta stasera di lavoro comune. Noi abbiamo molte persone, che io qui a livello personale ringrazio tutte quante, intense, diverse l'una dall'altra, che si sono esposte firmando il nostro appello. Sono persone per molte delle quali storie e posizioni sono note e che sono già di per sé un'indicazione chiara dello spirito e della direzione in cui ci vogliamo muovere. Ho finito da annoiarvi, però per finire sono sicura che tutti voi siete molto curiosi di sapere dei nomi. Va bene, allora il punto è questo, dobbiamo pensare a un nome per questo progetto per forza, e abbiamo anche pensato che forse dovevamo cercarlo a lungo, che non ci saremmo trovati d'accordo, e invece quando è cominciato a girare un nome ci è piaciuto quasi subito e io lo propongo stasera. Se poi qualcuno viene fuori con un'idea molto migliore, è pregato di venirla a dire, perché siamo appunto aperti a ogni idea migliore che può venire. Però il nome che proponiamo per questo progetto è Una città in comune. Bello, brava! Ditecelo, è un nome che può avere molti sensi e molte sfumature, diteci se vi piace.